Deuteronomio 3, dal verso 23 al verso 28. In quel medesimo tempo io supplicai il Signore e dissi: Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Poiché quale Dio, in cielo o sulla terra, può fare opere e prodigi pari a quelle che fai tu? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla il paese con i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano. Ma dai i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. La preghiera di Mosè. Deuteronomio ci riporta, è un libro, il quinto libro della Torah, del Pentateuco, ed è l'ultimo sermone di Mosè. Mosè è arrivato a 120 anni, ne ha viste tante nella sua vita, ma non è riuscito a entrare nella terra promessa. E avrebbe voglia di entrarci, dice: Dio, ho solo 120 anni, ho ancora tante cose davanti, tante cose da fare, fammi entrare anche a me con questa nuova generazione. Non voglio rimanere qua nel deserto, tu ci hai dato una promessa, siamo usciti dall'Egitto, fammi entrare anche a me con Giosuè. Ma Dio gli dice: no, non puoi entrare. E noi pensiamo: ma come, Dio, povero Mosè, quante ne ha passate, poveraccio? Ma ne ha veramente 40 anni, vabbè, i primi 40 anni è andato bene, è cresciuto nella casa del faraone, come figlio del faraone, ha avuto il meglio del meglio che la vita poteva offrirgli, quei meravigliosi primi 40 anni. Poi gli altri 40 anni, un po' più noiosi, perché è venuto nel deserto a prendersi cura delle pecore del suocero, no? Quindi è un lavoro ben diverso da quello che aveva fatto prima. Ma poi gli altri 40 anni, ancora peggio, a portarsi fuori un popolo dal collo duro, un popolo che si lamenta, un popolo che non è mai contento, un popolo che non ha fede, un popolo veramente duro che Mosè non riesce a portare dentro la terra promessa. Ma non solo non riesce a portarlo, ma non riesce a entrarci neanche lui. Fino al punto che Mosè gli disse: per favore, Dio, fammi entrare dentro la terra promessa. E Dio dice: no, tu non puoi entrare. E vi siete chiesti perché questa cosa? E ci ricorda questa preghiera anche un'altra preghiera nel Nuovo Testamento, ve la ricordate? Preghiera di Paolo. Ho chiesto 3 volte, Signore, togli da me questa spina nel fianco. Chi dice fosse la suocera, chi dice fosse la moglie, chi dice fosse... forse qualche ebreo che gli andava dietro, no? E parlava sempre male di lui, no? Chi dice fosse un problema fisico che aveva, insomma, non si sa bene cosa fosse questa spina nel fianco, ma il fatto che Paolo per 3 volte giustamente gli dice: Signore, fa male, me la vuoi togliere? E penso che Paolo era uno che sapeva come pregare, non è che pregava tanto per, sapeva come pregare, come anche Mosè. Era un uomo che era ascoltato Dio, eppure Dio gli dice no anche a Paolo. Dice: la mia grazia ti basta, ti è sufficiente, vai avanti così. Perché Dio dice no al buon Mosè? Perché dice no al buon Paolo, che lo servono così fedelmente? Perché vedete, il nostro problema, come quello di Mosè, come quello di Paolo e di molti altri nella parola di Dio, è che abbiamo una visione limitata, è che noi vediamo il nostro problema, la nostra circostanza, vediamo quello che c'è posto davanti a questi occhi, ma Dio ha un'altra visione. Dio, quando guarda la tua vita, quando ha pensato a te, quando ti ha creato, quando ti ha messo in questo mondo, quando ti ha dato la vita, e ogni giorno che tu passi in questo mondo, Dio non vede la tua vita come la vedi tu. Dio la vede in un progetto.
Dio la vede in qualcosa che ha iniziato migliaia di anni fa e non finirà mai. È un progetto eterno. E la tua vita è parte di quel progetto. L'altra cosa che Dio vede è che tu non sei l'unico essere vivente in questa terra, come tu credi che invece sia. Tutti gli altri non sono stati messi lì per te. Tu sei come loro. Sei parte di loro. Loro servono a te, ma anche tu servi a loro. Allora qualcosa che può capitare a te potrebbe essere di beneficio a qualcun altro. Mai pensato che la tua vita, oltre a essere di beneficio per te stesso, potrebbe essere di beneficio per gli altri. E Dio aveva un progetto per Mosè che andava ben oltre i suoi 120 anni di vita. Aveva un progetto, perché Dio ha pensato che cosa predicherà il pastore Ferro quella domenica sera. Devo dargli un messaggio, devo dargli un sermone. Ed ecco che gli dice a Mosè: no Mosè, tu non puoi entrare nella terra promessa, perché c'è un piano superiore che io ho. Perché vedi, Mosè, ti ho scelto per un progetto e ti ho scelto per uno scopo. E tu mi devi rappresentare qualcosa nella Bibbia, perché il tuo nome sarà scritto nella Bibbia. Anzi, tu, se non lo sai, la stai scrivendo la Bibbia. Chissà se sapeva Mosè, mentre scriveva Deuteronomio, quel sermone che stava per dare appunto al popolo di Israele prima che entrassero nella terra promessa, chissà se sapeva che sarebbe diventato un libro eterno, qualcosa che non sarebbe mai passato, che è arrivato fino a noi oggi e continueremo ad avere per l'eternità. E comunque Dio gli dice: tu mi devi rappresentare qualcosa nel mio libro, nel mio progetto eterno. Tu mi rappresenterai la legge, perché Mosè ci rappresenta la legge nella Bibbia. E dice: la legge non può entrare nella terra promessa. C'è un altro modo per entrare nella terra promessa. Tu sei la legge, tu dai qualche cosa, dai direzione. È importante la legge. E soprattutto è importante per una cosa, perché attraverso la legge io farò sapere due cose importanti agli uomini. Il primo, che sono peccatori. Il motivo per cui ci è stata data la legge è per farci vedere che siamo peccatori. Ed è questa la legge che è stata data in Esodo. Abbiamo detto prima che la legge è stata data due volte. La prima volta in Esodo, la seconda volta in Deuteronomio. E sapete che abbiamo un parallelo nel Nuovo Testamento? Nel libro dei Romani? Avete letto il libro dei Romani negli ultimi 3-4 anni? Avete letto il capitolo 3 di Romani? Mamma, quanto è brutto, no? C'è tutta la legge, la condanna della legge. La legge ti condanna, sei peccatore. E sei lì che ti senti schiacciato, oppresso, e dici: mamma mia, che lettera che ha scritto Paolo, finché non arrivi al verso 23. Ma in Cristo Gesù, ma in Cristo Gesù abbiamo la liberazione dalla legge, abbiamo il dono della vita eterna, perché per mezzo di Cristo Gesù Dio non ci condanna più. E ci mostra poi come in Cristo Gesù siamo liberati da quella condanna. Ma intanto Paolo ci ha appena detto che la legge ci condanna, ed è lo stesso che troviamo in Esodo. Una legge scritta dove? Sulla pietra. Una legge scritta sulla pietra. E Mosè scende dal monte con questa legge, con questi 10 comandamenti, e non fa in tempo ad arrivare in fondo al monte, che giù a valle li hanno già trasgrediti tutti e 10. Dio non ha neanche fatto in tempo a darla la legge, che l'avevano già trasgredita con il loro vitello d'oro, con le loro orge, con le loro bugie, con tutto quello che si hanno messi a combinare. E arriva questa legge per dirgli: vedete questa legge? Dio non ve l'ha data perché pensa che voi possiate essere in grado di mantenerla, di seguirla. Dio sa che non ci siete capaci, ma ve l'ha data perché abbiate uno specchio, per farvi vedere che siete peccatori. Il vostro peccato è ciò che siete. E la legge vi mostra come voi mancate davanti ad ognuno di questi punti. Ma poi ecco che in Deuteronomio ritroviamo la legge.
E dove la troviamo in Romani la seconda volta la legge? Nel capitolo 7. Dobbiamo arrivare poi, perché poi Paolo nel capitolo 4 ci parla di 4 Romani, ci parla di Abramo, ci parla della fede, della salvezza che abbiamo per fede, di come con Abramo per fede ha trovato la via al Signore, così anche noi. E nel capitolo 7 poi torna fuori di nuovo la legge. Diciamo, oh no, di nuovo questa legge. In Deuteronomio la ritroviamo di nuovo. Ma questa volta è diverso. La prima volta è stata scritta sulla pietra. Vi ricordate quel verso in cui Dio dice: io toglierò da voi il cuore di pietra e un cuore di carne. La seconda volta la legge è data al credente, che non ha più un cuore di carne, di pietra, perché Gesù ha tolto quel cuore di pietra, ha cambiato la nostra natura. E questa volta ci viene data la legge di nuovo, ma non per condannarci, ma per aiutarci, per guidarci. Allora qui Mosè di nuovo gli dà la legge, ma è un nuovo popolo, non sono quelli che l'avevano sentita in Esodo, non sono quelli della legge di pietra, perché quelli sono tutti morti nel deserto. È un nuovo popolo, una nuova generazione, una nuova creazione, come tu non sei più quello che eri prima di venire a Cristo, sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Adesso Dio mette la legge, ma direttamente nel tuo cuore. In Deuteronomio è scritto: la legge è nel vostro cuore, nella vostra bocca, perché io ce l'ho messa. Ed è proprio perché dentro di voi, naturalmente, per mezzo dello Spirito Santo, sarete capaci di vivere questa nuova vita. E dove la vivremo? Dentro la terra promessa. Perché Mosè la sta dando in Deuteronomio poco prima che questo popolo, senza di lui, entreranno nella terra promessa. Stanno per passare il Giordano. Manca pochissimo. Mosè da lì a poco sarà morto. Non ci sarà più. E questo popolo entreranno nella terra promessa e saranno in grado di vivere la vita giusta. Perché tutti noi sappiamo che la legge è giusta, vero? Puoi dire che la legge è sbagliata, puoi dirmi che i 10 comandamenti sono sbagliati, c'è qualcosa che non va nei 10 comandamenti. Qualunque cultura, qualunque persona tu trovi là fuori, anche l'ateo ti dirà che i 10 comandamenti sono giusti e ti dirà: magari avessimo una società in cui le persone vivono secondo i 10 comandamenti, sarebbe un paradiso. E c'hai ragione, perché nel paradiso si vivrà così, secondo i 10 comandamenti. Si vivrà secondo la legge, perché sarà la nostra natura a farci vivere, a farci amare il nostro prossimo, amare gli uni gli altri, amare Dio e rispettare quindi il nostro prossimo. Il problema è che qua non ci riusciamo, che abbiamo su di noi questa condanna. E Mosè dice a Dio: Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Mi è piaciuto quel cominciato. Wow! 10 piaghe in Egitto, mica da poco, mari che si aprono e poi si richiudono, manna e quaglie, e un miracolo dietro un miracolo in mezzo al deserto, i vestiti che gli crescevano addosso. Ti immagini comprare un paio di scarpe a tuo figlio quando è nato e gli durano tutta la vita. A 40 anni c'è ancora lo stesso paese, scarpe, non sarebbe male, eh? Andremo in rovina le calze degli uffici, ma intanto. E vestiti la stessa cosa, gli fai un vestitino quando è piccolo, il vestitino cresce con lui. Quello che c'è scritto nella Bibbia. Che è successo a questo popolo? Dio si è preso di cura di loro, dandogli da mangiare ogni giorno, dandogli da bere, facendo ogni cosa. Eppure Mosè dice: tu hai appena cominciato a mostrarci la tua grandezza. Perché ci sarà una grandezza ancora superiore. E sapete che quella grandezza ancora superiore è quella che noi stiamo vivendo. E ci rendiamo conto di cosa stiamo vivendo. Qual è il tempo in cui viviamo. Vedete, noi pensiamo: se vivessi al tempo di Mosè, se potessi anch'io vedere la grandine scendere al cielo, il fuoco che distrugge gli egiziani, e il mare aprirsi, e tutte queste grandi opere di Dio, e uscire fuori dalla schiavitù, sai cosa faresti? Ti lamenteresti come popolo
come il popolo di Israele, faresti anche tu la stessa cosa, perché il cuore è sempre lo stesso, l'essere umano è sempre lo stesso. Ma noi pensiamo che se potessimo vivere appunto a quei tempi lì, quando Dio si muoveva in quella maniera, oppure se potessimo vivere al tempo di Gesù, quando Gesù era nella carne, ed essere uno dei suoi discepoli, vedere gli occhi dei ciechi aprirsi, vedere lo zoppo camminare, un uomo morto da 4 giorni risorgere. Ma non è Gesù stesso che ha detto: ehi, sveglia, voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Quello che noi leggiamo nella Bibbia è solamente l'inizio. Dio ha appena cominciato a mostrare la sua gloria, Dio è molto di più di quello che leggiamo nella Bibbia. E per questo ha mandato lo Spirito Santo su di noi, per vedere cose grandi, per vedere la gloria, la grandezza di Dio manifestata nella nostra vita, in questo tempo, adesso. Dobbiamo solamente crederci. Dobbiamo credere che Dio vuole manifestare la sua gloria, la sua potenza oggi in mezzo a noi, perché Dio non è cambiato. E Mosè l'aveva capito, dice: ho solamente cominciato a vedere quello che tu puoi fare. Oh, potessi vivere altri 4.000 anni e arrivare fino a Roma 2013 e vedere la tua gloria manifestata mentre guarisci i malati, mentre liberi dai demoni, mentre salvi le persone, le liberi dalle catene di religione, mentre fai cose potenti per mezzo del tuo popolo. Potessi vivere in quel tempo. E Mosè ce lo chiederà probabilmente quando arriveremo in paradiso. Allora com'era vivere ripieni dello Spirito Santo? Sai, a me è toccato solamente di essere rivestito dello Spirito Santo. L'unzione scendeva su di me quando entravo alla presenza di Dio. Dovevo digiunare 40 giorni per poter avere un po' d'unzione, no? E poi arrivavo nel campo e giusto lì, 4 passi in mezzo al campo, e già la gloria svaniva dal mio volto, e già l'unzione se ne andava. Ma voi invece ce l'avevate appieno. Lo Spirito Santo viveva dentro di voi. Gesù Cristo è venuto per quello, per riempirvi di Spirito Santo. Com'era essere battezzati di Spirito Santo, immersi dentro lo Spirito? E Abramo, e Mosè, e Giacobbe, e Giuseppe, te lo chiederanno anche, in paradiso ti chiederanno: allora com'era vivere ripieni dello Spirito Santo, vivere nel tempo della Chiesa? Com'era? Cosa gli diremo? Perché questa è la verità. Tu hai appena cominciato a mostrarmi la tua grandezza, la tua mano potente. Poiché quale Dio in cielo e sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelle che tu fai? E questo è il tuo Dio. E quindi Mosè vuole vedere queste grandi cose. Vuole entrare nella terra promessa. È un visionario Mosè, uno che guarda avanti. Dice: il popolo è morto, come tu hai detto, per la disubbidienza. Per 40 anni abbiamo girato in questo deserto, e ogni giorno io ti ho chiesto: Signore, facci entrare dentro la terra promessa. Non siamo stati creati per vivere in un deserto, non ci hai liberato dall'Egitto per vivere in un deserto. Tu ci hai promesso una terra dove scorre latte e miele, dove c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno e anche di più, dove possiamo vivere come un popolo in una vita abbondante, come quella che Gesù ci ha promesso. Io sono venuto a dare vita e a darla in mezzo a un deserto. Guardare certi credenti sembrerebbe, ma invece no. Gesù ha detto: sono venuto a dare vita e a darla in abbondanza, a farvi vivere non nel deserto ma nella terra promessa. E Mosè voleva entrare, ma purtroppo non c'è potuto entrare. E perché? Lo troviamo in Numeri capitolo 20. Numeri capitolo 20 al verso 10. Vediamo che il popolo, Numeri è il libro che ci racconta del popolo che per 40 anni vaga nel deserto. E vagano nel deserto il popolo cosa fa? Si lamenta. Nel deserto il popolo si lamenta perché si stanca di mangiare la manna, e si lamenta perché era meglio le lenticchie, la cipolla e l'aglio dell'Egitto. Ah, torniamo indietro, che ci stiamo a fare in questo deserto? Ah, va, sempre a lamentarsi. Un giorno si lamentano che hanno sete, vanno al distributore della Coca-Cola,
vanno a mettere dentro la monetina, non esce più niente, è finita la Coca-Cola, che facciamo? Non abbiamo più da bere. Incominciano a lamentarsi con Mosè, perché dove vai quando non hai quello che vuoi? Vai dal leader e ti vai a lamentare, che sia il Presidente del Consiglio, che sia il Papa, che sia il Pastore, che sia il tuo padrone di casa, che sia, devi trovare qualcuno con cui lamentarti. Quindi vanno da Mosè, da Aronne e si lamentano. Ci hai portato qua a morire di sete. Siamo qua, non abbiamo più niente da bere. Noi e i nostri figli moriremo in questo deserto. È tutta colpa tua. Voi due cominciano a lamentarsi. Allora Mosè e Aronne vanno da Dio e gli dicono: Signore, cavimmo fa. Non ce la faccio più. Dicono: cosa dobbiamo fare? No, qua si lamentano, questo popolo si lamentano, non c'è acqua, cosa dobbiamo fare? E Dio gli dice: tranquilli, hai visto quella roccia? Sì, vai a quella roccia e parla a quella roccia. E la roccia darà l'acqua da bere al popolo. Mosè e Aronne fanno, va bene, vanno dal popolo. E cosa succede in numero 20, capitolo 20, verso 10? Mosè e Aronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia. E Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, voi ribelli, faremo uscire per voi l'acqua da questa roccia? E a quel punto prende il bastone, che è il simbolo della sua autorità che Dio gli ha dato, e bam, prende a botte la roccia. Comincia a dare mazzate su sta roccia e a un certo punto cosa succede? La roccia dall'acqua. Esce acqua dalla roccia. E non è una cosa veramente straordinaria? Il popolo si sta lamentando, si lamentano con Mosè, si lamentano con Dio, si lamentano con le formiche che gli danno fastidio, si lamentano con ogni cosa che si muove, non trovano modo di lamentarsi. Quindi è un popolo ribelle. Ma i suoi leader non sembrano essere molto meglio, perché Dio gli ha detto: vai nel mio nome e come io ti ho detto, parla con quella roccia. E invece Mosè e Aronne vanno là e dicono: noi adesso vi faremo vedere, noi adesso vi daremo da bere, voi siete ribelli e noi che siamo i leader adesso vi facciamo vedere come noi vi diamo l'acqua. E prendono questo bastone e danno una botta alla roccia. Questo è completamente in disubbidienza a quello che Dio gli ha detto. Quanto mi ricorda certi leader della Chiesa? Perché la mia Chiesa è cresciuta a 500 membri e noi abbiamo usato questa tecnica e questo sistema e io ho fatto questo e io ho predicato così e io qua e noi là, è la mia Chiesa, è la nostra Chiesa. E prendiamo a botte la roccia, quando Dio ci ha detto di parlare alla roccia, di parlare con Gesù, perché la roccia è Gesù. Gesù in mezzo al nostro deserto, ed è lì pronto a darci l'acqua, perché la cosa sorprendente è che Dio l'acqua la fa uscire veramente. Nonostante il popolo sia ribelle, e nonostante i suoi leader non facciano quello che lui gli ha detto di fare. Gli ho detto: parla la roccia, e loro la prendono a bastonate. Ma Dio è buono. Vedi, Dio non provvede perché tu sei meglio dell'altro. O la persona che ha pregato per te è meglio di un altro. Se Dio provvede per te il miracolo, è solamente perché ti ama. E perché tu ne hai bisogno. Ho 10 metodi per avere il proprio miracolo. Allora ti compri quel libro e vedi 10 metodi per avere un miracolo. 30 step per avere successo nella vita cristiana. Allora fai 30 step nella vita cristiana e cerchiamo delle cassette, ci compriamo, no? Ci scarichiamo gli iPod, no? Per come avere successo, come avere il miracolo, come avere più fede, come avere questo, e prendiamo a botte sta roccia. Signore, digiunerò 40 giorni e pregherò a testa in giù, a piedi in su, e farò questo e farò quello, andrò qua, andrò all'Urze, andrò a Maggiugorje, vado dovunque vuoi, vado in mezzo all'oceano, Signore qua, Signore là. E il Signore dice: parla alla roccia, digli che hai bisogno, usa la parolina magica, aiuto,
L'avete mai usata? È la parolina magica con Dio. Aiuto. E lui sa già quello di cui ha bisogno. E dalla roccia uscirà l'acqua viva. Avete letto in Giovanni, capitolo 7, verso 37. Gesù è nel Tempio, dove stanno facendo la cerimonia dell'ultimo dei sette giorni della festa delle capanne. E la cerimonia è quella di prendere in una conca d'oro dell'acqua dalla vasca di Siloe e portarla attraverso tutto il cortile del Tempio, dentro il luogo santo, e versarla davanti a Dio. E mentre i sacerdoti stanno portando questa conca con quest'acqua per un rituale religioso che si sta ripetendo da secoli, Gesù grida nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Non hai più bisogno di andare a Gerusalemme, non hai più bisogno di andare alla vasca di Siloe, alla piscina di Siloe, non hai più bisogno di portare in giro quest'acqua santa. Hai bisogno di andare a Gesù. Gesù dice: vieni da me e bevi. È così semplice. Geremia ha detto al popolo di Israele: non vi fate cisterne rotte, che buttate dentro, continuate a buttare dentro acqua e l'acqua continua a disperdersi. Ma Dio dice: venite a me, che sono la fonte dell'acqua viva, che sgorga continuamente, dovete semplicemente bere. Siete mai andati a una fonte di montagna? Avete mai provato a prosciugarla? A bere fino a quando l'avete prosciugata? Non ci riuscirete mai. La fonte ha più acqua di quanto tu ne abbia bisogno. Ed è così con Dio. È una fonte inesauribile. Apocalisse capitolo 22 verso 17. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Chi vuole, nessuno è obbligato. Non sei obbligato, se lo vuoi però è disponibile. Se lo vuoi prendila, perché è un dono, è gratuito. Dio non ti fa pagare la sua acqua. È sempre un dono, devi semplicemente bere. Se hai sete, dissetati in Lui. Dissetati in Cristo Gesù. E quindi vediamo che c'è questa fonte inesauribile, questa roccia in mezzo al deserto che dà la sua acqua. Perché? Perché un popolo aveva sete, non per l'ubbidienza del popolo, non per l'ubbidienza dei suoi leader. Non hai bisogno di aspettare che venga, con tutto il rispetto degli uomini di Dio, dell'evangelista, di questo e di quello. Io stesso vado in giro a portare la parola di Dio e prego le persone, credo che Dio fa miracoli, ma non hai bisogno di aspettare che venga l'uomo speciale, il Mosè del momento. Perché magari lui è più messo male di te. Hai mai pensato? Credimi, certe volte quello che predica da dietro il pulpito è più malconciato di te. Ha più bisogno di Dio di quanto ne abbia tu. Solamente che Dio si sceglie di usare quell'uomo lì. È solamente per quello. Credimi, ho conosciuto uomini di Dio che mi hanno confessato che ci sono stati momenti nella loro vita che avrebbero voluto scavarsi un buco sotto il pulpito, mettersi lì e dire: coprite, perché non ce la faccio più. Eppure Dio in quei momenti lì, forse più di altri, li usava per fare miracoli, per fare salvare persone, per liberare, per fare opere potenti. Perché non dipende mai dall'uomo, dipende da Dio che vede il tuo bisogno e dice: io provvedo, io sono qua per provvedere al tuo bisogno. Così Dio ha provveduto, ma Mosè comunque per la sua ribellione non è potuto entrare dentro la terra promessa, per la sua disobbedienza. Perché? Perché Mosè stesso era sotto la legge, anzi lui rappresentava la legge. E quindi la legge non può entrare nella terra promessa, perché c'è solamente un altro modo per entrarci,
Non è con le nostre opere che noi possiamo entrare nella promessa che Dio ci ha fatto del paradiso. C'è un altro modo per entrare. Non è col cercare di ubbidire la legge, col cercare di fare tutte le cose giuste, perché nessuno di noi è capace comunque. Siamo tutti peccatori e tutti veniamo meno davanti alla legge. Ma per questo Dio ha mandato Cristo Gesù. E quindi Dio è fermo, no? Contro due cose. Dio è fermo prima di tutto contro la legge, perché ci sono solo due occasioni nella Bibbia dove Dio dice di no. E vediamo che una volta appunto contro la legge, no? Cioè quando Mosè vuole entrare nella terra promessa e Dio dice basta, non pregare più, non chiedermi più questo perché tu non puoi entrare nella terra promessa. C'è un altro piano che ho preparato. E poi c'è un'altra volta che Dio dice di no. Lo troviamo in 1 Samuele capitolo 16, al verso 1. Il Signore disse a Samuele, è il tempo di Saul, il primo re di Israele. Il Signore disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Prendi l'olio, il tuo riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele sta pregando per Saul, perché Saul non sta camminando come dovrebbe, come re. Allora Samuele intercede, è il profeta che intercede per il re. E noi sappiamo che Samuele è veramente un uomo eccezionale perché è stato scelto da quando era bambino. E durante il suo tempo c'è scritto in 1 Samuele che tutto Israele per ascoltare la parola di Dio andava da Samuele. Era l'unico profeta, l'unico che poteva dargli la parola di Dio. Quindi tutti andavano là a chiedergli, senti, c'ho questa situazione, cosa ne dice Dio? Samuele pregava e diceva, il Signore ti dice questo e questo. E tutti andavano là, quindi un uomo con una bella relazione con Dio. E a un certo punto prega per questo re e dice, Signore, Samuele, se Saul non sta andando bene. Saul non sta facendo quello che gli stiamo dicendo di fare. Cosa dobbiamo fare? Intercede, Signore, cambia Saul. Signore, fai qualcosa con questo re. Signore, muovi. A un certo punto Dio gli dice, basta, non pregare più per Saul. E sapete perché? Anche qui dobbiamo vedere quello che ci rappresentano questi personaggi. Perché Saul ci rappresenta la carne. Saul è il re di Israele nella carne. Infatti è un uomo molto carnale. Se voi leggete 1 Samuele e vedete proprio l'immagine dell'uomo carnale con le sue concupiscenze, con i suoi limiti, è proprio Saul. E Dio dice a un certo punto, basta con Saul, mi sono scelto un altro, Davide. E Davide ci rappresenta lo spirito. Saul vive in Romani capitolo 7, Davide vive in Romani capitolo 8. È l'uomo carnale e l'uomo spirituale. E li troviamo lì. E a un certo punto Dio dice, basta alla carne. E quante volte abbiamo pregato, Signore, voglio questo, Signore, me lo dai, Signore? E il Signore dice, no, cattivo. E noi cominciamo a piangere, a lamentarci. E chiamiamo tutti i nostri intercessori, tutto il pastore, prega per me, sorella, prega per me, pregate per me. Oh, sì. E Dio continua a dire, no. Perché? Perché è la carne che sta pregando. Perché per soddisfare la nostra carne. Il Nuovo Testamento dice, voi chiedete e non ricevete. Perché? Perché pregate per soddisfare la vostra carne. E Dio dirà sempre no alla carne. Perché la carne vive sotto la condanna, anche in noi credenti. Se no non moriremmo. No? Avete pensato anche come credenti, prima o poi la dovete lasciare qua, sta carcassa? Non ve la portate dietro? Perché? Perché un credente muore come tutti gli altri? Avete notato?
Vedete morire un non credente, vedete morire un credente. Tutti e due chiudono gli occhi e se ne vanno. Perché la carne fa ancora parte di questa vecchia creazione. Ma in noi c'è una nuova vita, la vita di Davide, il nuovo re. La nuova vita, la nuova generazione che sta per entrare nella terra promessa. Vedi come nella Bibbia si ripetono sempre le stesse cose. Una generazione che deve morire nel deserto perché la nuova generazione senza la legge possa entrare nella terra promessa. Saul, il primo re, l'uomo che vive nella carne, che deve morire perché Davide deve sorgere. Il trono di Davide com'è? Eterno, è vero? Com'è il tuo spirito? Eterno. La tua vita nuova in Cristo Gesù è eterna, è come Davide. Ma noi continuiamo a voler pregare per Saul, come Samuele. Samuele che rappresenta la nostra anima, che continua a voler vedere soddisfatto il progetto della carne. E Dio dice no, basta. E vedi, Dio dice no alla legge. Tu non entrerai nella terra promessa se cerchi di vivere secondo la legge, e dice di no alla carne. Tu non entrerai nella terra promessa se continui a vivere nella carne. Se vuoi entrare nella terra promessa, c'è solamente un modo. Deuteronomio, capitolo 3, verso 28. Ma dà i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Hai visto? Mosè è chiamato ad andare su quel monte e guardare a nord, a est, a ovest, a sud, e vede la terra promessa, ma non ci riesce ad entrare. La legge fa la stessa cosa, ci fa vedere le promesse, perché la legge è buona. E ci fa vedere una vita migliore, perché se viviamo secondo la legge, viviamo una vita migliore. I nostri problemi sono dettati dal peccato, dalla vita nella carne. I nostri problemi sono dettati dalla ribellione. Se vivessimo come Gesù, prova a pensare, se la tua vita fosse come quella di Gesù, avresti i problemi che hai? E Gesù perché non aveva i nostri problemi pur essendo tentato come noi? Pur vivendo in un mondo come il nostro, perché lui viveva secondo la legge. Quindi la legge ci fa vedere che c'è una vita migliore, ma non ce la fa vivere. Come Mosè la vede, la terra promessa, ma non ci riesce a entrare. Allora Dio gli dice, però una via c'è. E gli dice, ma dà i tuoi ordini a Giosuè. Sapete come fa in greco il nome Giosuè? Gesù, Yeshua, Gesù, è Gesù. Ma dai i tuoi ordini a Gesù, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo. E lì io quando ho letto questo verso, pensando a questo, pensando a Mosè la legge, Gesù è la grazia, è il dono di Dio, è quello che ci fa entrare nella terra promessa, eppure guarda, Mosè deve dare ordini a Giosuè, fortificarlo e incoraggiarlo. La legge, ho pensato, dà ordini a Gesù, lo fortifica e lo incoraggia. E poi ho capito, certo, fantastico, Gesù ha avuto gli ordini dalla legge, perché Gesù ha detto, io sono venuto per fare solo la volontà del Padre e faccio tutto quello che il mio Padre mi dice. Sono 100% sottomesso a mio padre. E cos'è che il padre gli diceva? La legge, la parola di Dio. Dio non si è inventato niente di nuovo con Gesù, non gli ha dato ordini nuovi. Semplicemente gli ha detto, Gesù, rispetta la mia parola, rispetta l'Antico Testamento. E Gesù lo ha rispettato perfettamente. Quindi la legge ha dato gli ordini a Gesù. Ma la cosa straordinaria è che in questa sua obbedienza Gesù ha trovato forza e incoraggiamento. In quello che a noi ci condanna, in quello che a noi ci schiaccia, in quello che a noi ci fa sentire in colpa, verme della terra, striscia che sei un peccatore, no? Ci sentiamo così schiacciati. Gesù
sotto la stessa legge era incoraggiato, era edificato. Diceva alleluia, gloria a Dio, sono sotto la legge. Perché? Perché lui l'ha ubbidita, perché lui ha vissuto la vita perfetta. E se noi fossimo in grado di vivere la vita perfetta, saremmo anche noi incoraggiati dalla legge. Saremmo anche noi fortificati dalla legge, perché la legge ci è stata data per questo. Per quello Paolo dice, la legge è perfetta, la legge è bellissima, la legge è meravigliosa. Potessi io vivere sotto la legge, ma non faccio quello che voglio fare. E invece mi trovo a fare quello che non voglio fare. Perché? Perché sono un peccatore. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma grazie siano date a Cristo Gesù che mi ha salvato, perché è stato l'unico a vivere perfettamente sotto la legge. Ecco perché riceve gli ordini dalla legge, viene fortificato dalla legge, viene incoraggiato dalla legge, perché ogni giorno arrivava alla sera. Pensa che bello, Gesù che arriva alla sera, gli altri discepoli vanno a dormire perché sono stanchi, tutta la notte hanno combattuto a sfamare 5.000 persone, a tenere lontano la gente da Gesù, che gli volevano saltare addosso, a fare questo, a fare quello, stramazzano a dormire. Gesù invece va sul monte, va sul monte degli Olivi e dice, papà, oggi ho fatto la tua volontà. E una voce dal cielo dice, bravo mio buono figlio, buono e fedele figlio, in te mi sono compiaciuto, in te mi compiacerò anche domani, perché sei l'unico che mi ha obbedito e mi obbedisce tutti i giorni. Pensate che preghiere meravigliose, questa comunione straordinaria. Ecco perché Gesù su quella croce, nell'agonia, nelle sofferenze fisiche che aveva, a un certo punto ha ricevuto una coltellata, ha ricevuto qualcosa che forse neanche lui si aspettava, quando il padre l'ha abbandonato e quando ha urlato padre, padre, perché mi hai abbandonato? Improvvisamente quella comunione perfetta in cui il figlio faceva perfettamente la volontà del padre, il padre si compiaceva perfettamente in questo figlio amato, si separano. L'agonia di Gesù in quei momenti sulla croce che lui ha dovuto sopportare per me e per te. Perché anche se lui ha obbedito alla legge, anche se Gesù è che riceve gli ordini, che si fortifica, che si incoraggia, eppure in quel momento deve soffrire e morire per noi. E perché l'ha fatto? Ce lo dice Ebrei, capitolo 12, verso 1 e 2. In Ebrei 12, 1 e 2, sono dei versetti straordinari. Lo so che sto andando avanti un po' a lungo, ma non vi preoccupate, quando Mosè ha predicato Deuteronomio, ha predicato per più di 3 ore, il popolo stava in piedi, quindi tranquilli, se facciamo 45 minuti e siete seduti, abbiamo quasi concluso. Ebrei 12, verso 1 e 2, dice, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è preposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Come fai ad avere gioia su una croce? Come fai ad avere gioia in mezzo a un'agonia così tremenda? Il suo corpo era totalmente in agonia, dalla testa ai piedi. Era completamente lacerato, sanguinante. Non riusciva a respirare perché il peso stesso del suo corpo lo soffocavano. Suo padre lo aveva abbandonato e tutte le tenebre dell'inferno, tutti i demoni peggiori dell'inferno gli si erano scagliati attorno. Gli uomini lo insultavano, gli amici lo avevano abbandonato. In mezzo a una circostanza simile, lo scrittore di Ebrei, la lettera di Ebrei ci dice che aveva gioia. C'era una gioia che Gesù Cristo aveva. E qual era? Quella che gli era posta davanti. Perché?
perché si ricordava di Deuteronomio, capitolo 3, verso 28. Ma dai i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui, Gesù, che lo passerà alla testa di questo popolo. Gesù per primo entrerà nella terra promessa. Ebrei dice, e si è seduto alla destra del trono di Dio. E quindi da lì può dire, voi siete seduti con me nei luoghi celesti. Perché io sono andato in paradiso, verrete anche voi. Perché io sono risorto, risorgerete anche voi. Perché con me vi porterò anche voi. E questa era la sua gioia. La sua gioia sei tu. La sua gioia eri tu su quella croce, guardava a te, diceva da solo non ce la fa, con Mosè non ce la faranno, moriranno nel deserto anche questi, ma io li voglio portare dentro la terra promessa. Lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Gesù ti dà il possesso di una nuova vita, di una vita abbondante, di una vita meravigliosa. Non devi confidare nelle tue capacità di obbedire alla legge, non devi guardare a quello che la legge dice, alla condanna della legge, perché quella legge è stata inchiodata sulla croce, la colpa che era su di te è finita su Gesù e per le sue lividure tu sei stato guarito e hai una nuova vita abbondante da vivere nella grazia di Dio. Entra nella terra promessa. Segui Giosuè, sei una nuova generazione, lascia stare il passato, finiscila con il passato, viviamo troppo nel passato, stiamo sempre a pensare al passato. L'Egitto è finito, sei uscito dall'Egitto, dalla schiavitù. Il deserto non è il luogo per cui sei stato creato, è solo un luogo di passaggio, perché stai andando nella terra promessa, una terra di conquista, una terra di latte e miele, una terra di abbondanza. Una terra meravigliosa ed è solamente con Cristo Gesù che ci puoi entrare. Solo Giosuè poteva portare il popolo dentro Israele e noi sappiamo che lo ha fatto. Concludiamo con Giovanni capitolo 14 ed è quello che Gesù ti vuole dire questa sera. La conferma è venuta dalla parola di Dio. Guarda com'è perfetta la parola di Dio. 3500 anni fa Mosè scriveva queste parole per te oggi, per dirti Dio aveva già pensato a te 3500 anni fa. Prima che tu fossi formato nel grembo di tua madre, Dio ti aveva pensato, Dio ti aveva amato e Dio continuerà ad amarti perché non sei un caso, sei parte di un piano meraviglioso che è il piano di Dio per la tua vita. E Gesù ce lo spiega in questo modo, Giovanni 14, dal verso 1, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Non è il riassunto di tutto quello che abbiamo detto fino adesso? Il vostro cuore non sia turbato. Non devi essere turbato. Devi semplicemente credere. Credi in Dio, dice, e credi anche in me. Perché io sono il Giosuè che sono venuto a prenderti per portarti nella terra promessa. Io sono il tuo salvatore e ti sto preparando una dimora. Vado in cielo e Gesù adesso è in cielo e ti sta preparando una dimora. E tu credi che la lascerà sfitta? Tu credi che Gesù si sia dato tanto da fare per prepararti una dimora e poi alla fine, l'ha mancato, non ci è arrivato. Una casa sfitta in cielo. Noi vabbè, tanto non abbiamo tanto, una più una meno. No! Ogni dimora in cielo sta aspettando il suo ospite. E tu sei quell'ospite, sei creduto in Cristo Gesù. Gesù ti porterà in paradiso, perché lui ha già fatto tutto quello che c'era bisogno di fare. La legge, e chi vuole rispettare la legge,
chi vuole seguire i riti, chi vuole essere religioso, vuole cercare di piacere a Dio con la sua religiosa religione, non entrerà in paradiso. Lo vedrà come Mosè. E vede che sì, c'è un paradiso, sì, c'è una vita eterna, sì, c'è una vita meravigliosa, un posto meraviglioso dove tutti sono meravigliosi. Tutte le religioni ce lo dicono. Ci puoi andare attraverso il karma, ci puoi andare attraverso un suicidio, ci puoi andare come pensi, ma il problema è che non ci arrivi, perché nessuno di quei metodi ti può portare, solamente Cristo Gesù. Credi in me, perché io sono morto per te, ho sofferto per te, ho dato la mia vita per te, e adesso sono in cielo e ti sto preparando una dimora. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, sapete anche la via. Sappiamo qual è la via. Gesù è la via. È l'unica via che abbiamo. Dobbiamo solamente crederci e seguire. E lì la soluzione a ogni cosa è Gesù. Non ce ne sono altri. Dio non ce ne sono altri.